è andata così così, e direi bene Fabio Pasini e Roland Clara, un po' meno bene De Cente che ha provato a recuperare i secondi persi prima, ha provato a trovare un volante, poi purtroppo ha pagato un po' lo sforzo. Le piste a mio avviso sono molto dure, però molto belle. Molto belle, bisogna fare sicuramente un grande applauso agli organizzatori che hanno allestito un campo o gara come questo e delle piste magnifiche. Qua all'italiana, purtroppo dopo la gara di ieri, il nostro uomo di classifica che era messo meglio è passato indietro, quindi oggi cercheremo di piazzare almeno un atleta nei primi 10. Non sarà facile perché il distacco ormai è grande. Abbiamo avuto un po' di sfortuna anche a Oberhof, dove i due uomini di punta, Clara e De Centa, sono caduti, hanno perso subito un minuto, quindi è sempre lì un po' svantaggiati. Per quanto riguarda le donne, partono tutte quante nel secondo gruppo, nella massa, quindi anche lì cerchiamo di puntare una ragazza nelle prime 15. Abbiamo una squadra giovane, quindi già questo sarebbe un buon risultato.